Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati qua nel mio accampamento sul bellissimo fiume, con il bellissimo ponte, con il mio bellissimo accampamento che in realtà non ho ancora sistemato, ma comunque sia, bentornati qua su Gaming Galaxy, io sono Shark, come al solito, oggi vi porto la guida su come cacciare. Per prima cosa, una volta che voi avete allestito il vostro bellissimo accampamento, e lì c'è il nostro bellissimo Crips, la caccia, o meglio, tutta la selvaggina che voi andrete a cacciare, verrà data chiaramente qua a Crips. Cioè, il suo banchettino da macellaio, normalmente gli si dà. Oh, qua avevo delle corna da dargli, vedete. Ho donato delle corna e i materiali aumentano. Ogni volta che i materiali aumentano va in produzione tutto quello che fa Crips e a un certo punto ovviamente lui ci darà le merci da andare a portare e quindi fare sui soldini. Chiaramente prima delle merci ci sarebbe in realtà ci saranno probabilmente delle missioni da fare, come le scorte, come andare a procurarsi la cacciagione particolare. Comunque, ve lo dirà Crips quello che in realtà gli serve o che dobbiamo fare. Una volta che noi abbiamo imparato questa bellissima cosa, non dobbiamo fare altro che prepararci per la caccia. Come ci si prepara per la caccia? Beh, molto semplicemente dobbiamo avere il lazzo. Io ovviamente ho quello rinforzato, che lo potete comprare anche voi tramite l'armaiolo. Dovrete avere un'arma, se è possibile, con il mirino. Quindi un'arma con il mirino è sempre utile. Questo perché tutto quello che è cacciagione blanda, quindi tutto quello che noi a cui possiamo sparare, gli spariamo e ci leviamo il pensiero di torno, mentre tutto quello che ci interessa portare qua come carcassa dovremo prenderla con il lazzo. Come facciamo a sapere qual è la cacciagione blanda o quale no? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, quando noi andiamo a caccia dobbiamo sempre ed esclusivamente considerare il dead eye. Quindi quando noi siamo a caccia, abbiamo in mano il lazzo, siamo a mani nude, possiamo attivare il dead eye. Come vedete qua ci dà tutto quello che è le varie cose luminose che noi possiamo cacciare. A quanto pare qui c'erano dei coyote, quindi come vedete mi dice che in basso a destra ci sono da seguire le tracce del coyote. Questo è a 3 stelle, questo è a 2 stelle e probabilmente quello là è a una stella. No, sempre a 2 stelle, quindi sono 3 coyote, 2 a 2 stelle e 1 a 3 stelle. Bene, i coyote ovviamente non possono essere presi al lazzo, quindi bisognerebbe sparargli. Come funziona? Quando voi andate a vedere con il dead eye quante stelle ha un animale, quindi quanto è pregiata la sua pelle, dovrete decidere se sparargli oppure prenderlo con il lazzo. Una volta che voi avete deciso questa cosa, e normalmente con il lazzo si prendono animali di 2 o 3 stelle, ok? Perché quelli con una stella non ne vale la pena neanche sbattersi più di tanto, arriviamo all'animale e prendiamo l'intera carcassa. Quindi solo con gli animali con 2 o 3 stelle noi prenderemo la carcassa. Tutti gli animali con una stella potete sparargli ovunque. Quindi basta che lo ammazziate, molto semplicemente. Una volta che voi avete catturato l'animale con una stella, lo scuoiate e vi prendete la pelle. Così che prenderete anche magari degli elementi che possono essere le corna, gli zoccoli e la carne da cucinare e ve li porterete al campo. Poi darete a Crips quello che serve a lui e il resto invece di solito la carne ve la tenete voi per essere cucinata. Gli animali invece con 2 o 3 stelle si portano al campo tutti interi per il semplice fatto che portandoli al campo tutti interi, Crips ha più materiali e di conseguenza salirà molto molto più in fretta. Beh, non è tanto difficile per prendere al lazzo un animale, immagino lo sappiate tutti, bisogna avvicinarsi all'animale. Adesso vediamo magari se ne trovo uno e ve lo faccio vedere. Bisogna avvicinarsi all'animale e dobbiamo semplicemente far ruotare il lazzo, lanciarlo e una volta che noi avremo catturato l'animale, legarlo e ucciderlo, avvicinarsi e ucciderlo con l'AF, quindi con il coltello. Non è niente di particolare, giuro, non è niente di chissà che roba, oh mio Dio, non sono capace, lo sanno fare veramente tutti, è una cosa che si impara in 2 minuti e quindi non è così complicato. La caccia non è complicata, avete due metodi. La prima è la scelta del l'animale da cacciare, la seconda è indiscriminata, quindi qualsiasi animale voi vedete potete tranquillamente sparargli senza sbattervi più di tanto, quindi potete prendere e sparare in faccia all'animale, ok?
andare lì, scuoiarlo e portarvi via la pelle, e continuare a cacciare finché il vostro cavallo non riesce più a portare le pelli dietro. Anche questo è un metodo di quantità e non di qualità, che chiaramente cambia anche il vostro tempo di stare a caccia. Ricordo sempre che invece, se volete sparare e non usare il lazzo perché non ne avete lo sbattimento, se trovate animali con 2 o 3 stelle dovete per forza abbatterli con un colpo in testa, quindi usate il deadeye anche con l'arma, gli sparate un bellissimo colpo in testa e avete risolto. Una volta che voi avete cacciato, come vi ho appena fatto vedere, e portato la carcassa a Crips, come vedete lui sta lavorando pesantemente. In realtà, come vedete in alto a destra qua, ho pochissima cacciagione e comunque lui è in funzione, e tra un po' mi chiederà di fare una missioncina, di portargli delle scorte. Come dicevo, per migliorare l'accampamento, o meglio, come mi dicevo nella mia testa, per migliorare l'accampamento e quindi portare più scorte e fare molti più soldi, voi chiaramente dovrete migliorare l'accampamento. Per migliorare l'accampamento dovrete andare al negoziettino dell'accampamento, premere E, e vi dà tutta la possibilità di portare, di aumentare ovviamente l'equipaggiamento dell'accampamento, quindi le varie tende, quello che vi danno le varie tende, vi dice anche che cosa fanno. Voi dovrete andare ovviamente su accampamento e prendere chiaramente il carro delle consegne grande. Costano, quello medio prima di tutto costa 500, quello grande costa 750 dollari. Considerate che una volta preso il carro da 750 dollari e riempito al 100% con tutti i materiali, ogni spedizione che voi farete PvP, quindi la spedizione più lontana, vi frutterà 500 dollari. Se avrete invece con voi la posse, quindi avrete altre persone, il leader della posse guadagnerà 500 dollari, tutti gli altri ne guadagneranno circa 320. Quindi è comunque un guadagno enorme, soprattutto se fatto in gruppo, e che si può fare 2 volte al giorno e di conseguenza portarsi a casa quella millata di dollari che sicuramente comodo fanno. Ovviamente l'accampamento va sistemato come volete voi, potete chiaramente fare un po' quello che volete e di conseguenza più migliorate, o meglio, più avete migliorie nell'accampamento, potrete metterci il teletrasporto rapido, il viaggio rapido, l'accampamento con il pentolone, le tende migliori, eccetera, eccetera. Più voi migliorate l'accampamento, più ovviamente l'intera posse sarà molto più agevolata nel fare determinate cose. Bene, con questo spero di esservi stato utile. Con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!